Allora, per me i rompiscena sono Oana. Oana significa famiglia. Famiglia vuol dire che non sei mai abbandonato o dimenticato. Ho scocciato tutti, effettivamente, sì. Sì, non si muove. E poi abbiamo una new entry, vero? Più o meno. Ti vedremo nei 20 anni dei rompiscena, insomma. Speriamo, dai. Emozioni sono tante, soprattutto perché sono 9 anni che li seguo, che ha fatto crescere tante persone, ha lasciato un segno in tutti noi. Un aggettivo per questi 10 anni di rompiscena. Fantastici. Emozionante. Unici. Esplosivi. Beh. Un aggettivo per i 10 anni di rompiscena. Indimenticabili. I 10 fantastici anni di rompiscena. Spumeggiante. Beh, sicuramente sono 10 anni molto intensi, che appunto regalano tante emozioni, quindi intensi, penso sia l'aggettivo giusto. Ciao, un aggettivo per questi 10 anni di rompiscena. Spumeggianti. Sempre un'emozione salire sul palcoscenico perché, come è stato detto ieri, i rompiscena restano nel cuore. Attraverso il rompiscena sono passati 56 ragazzi. E quindi speriamo che qualcosa di rompiscena ci sia ancora in loro, insomma. Che non c'è, che lo so. Sì! Un aggettivo per questi 10 anni di rompiscena? Direi emozionanti. Un'emozione ogni volta che si sale su palco con questi meravigliosi attori. Un bel passaggio, piano piano ogni anno qualcosa di diverso, sempre migliorando, siamo tutti contenti. Ho visto passare tutti quanti, siamo in 57 in tutto che abbiamo calcato questo palco, è una grande emozione essere qui dopo 10 anni, essere ancora qua, essere l'unico che li ha fatti tutti e 10 e ci vediamo presto! Un aggettivo per questi 10 anni dei rompiscena. Strabilianti. È bello perché ogni anno c'è un'emozione diversa. In questo spettacolo qua in particolar modo è bello perché è il nostro spettacolo. È sempre un'emozione salire sul palco con questi ragazzi che per me sono come una famiglia e per me è sempre un grandissimo orgoglio salire con loro sul palco per tutti gli spettacoli che abbiamo fatto. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Un aggettivo per questi 10 anni dei rompiscena. Spettacolari. Sono 10 anni, purtroppo non uno, è difficile trovarne uno solo. Sono tutti diversi. Non è proprio un aggettivo, ma da brivido. Intensi. Diciamo, dai, sì, intensi. Allora, questi anni di rompiscena sono stati bellissimi perché mi hanno veramente riempito, oltre che le giornate, anche il cuore. Un aggettivo è emozione, perché insomma per le prime volte sono uscita anch'io a salire sul palco grazie a rompiscena e quindi emozione. Perché alla fine siamo sempre noi, ma siamo cresciuti anche con il teatro. Sì, io ero una dei primi 15 componenti dei rompiscena e dopo 10 anni la crescita si vede. Si vede dalla spero gente che... Spero che sia un pochino anche grazie a me. Andrea, 10 anni di rompiscena, sembra passato un attimo, ma quante emozioni. Come dicevo ieri, sono 10 anni sono lunghi, ma sono anche brevi, anche perché uno spettacolo dietro l'altro si accavallano, si intrecciano, è una sensazione bellissima. Anche perché in tutti questi 10 anni, in questi spettacoli, di gente ne è passata veramente tanti. È una storia lunga, che è cominciata appunto nel 2008, in cui hanno partecipato tantissime persone, sia sul palco sia fuori il palco. Questo è l'importante, secondo me, che oltre agli spettacoli, che a tutte queste persone sia rimasto qualcosa, che spero che ognuno di queste persone abbia un po' di rompiscena nel cuore.